consigliera Iolanda Mennella, siamo a via Falanga nel cuore dell'area mercatale di Torre del Greco, vediamo delle transenne alle nostre spalle, stanno per cominciare dei lavori di riqualificazione qui nell'area delle piazzette. Sì, fortunatamente dal momento in cui presentai insieme al consigliere Carmine Gentile l'ordine del giorno nella sala consiliare durante il Consiglio Comunale, ben voluto anche dal sindaco e dall'attuale assessore Felice Gaglione, ad oggi i tempi sono stati rapidi, veloci, fortunatamente siamo partiti. Infatti è stato inserito nel lavoro questa riqualificazione della strada via Falanga, che è una delle arterie principali delle aree mercatali della città del Corallo, una delle arterie che comunque è ancora in uno stato d'abbandono, e sono passati anni che i commercianti aprono le loro attività commerciali e dinanzi si presenta questa strada uno scempio, quasi in uno stato di fatiscenza. Fortunatamente questo sogno si sta realizzando e è diventato realtà. Cosa prevedono questi lavori? Che cosa verrà fatto? Allora, nel monoprogramma varato dall'assessore Felice Gaglione si prevede la riqualificazione del manto stradale e ovviamente i sottoservizi che riguardano gli allacci delle fognature. Poi qui proprio dove siamo posizionati verrà una piccola piazzetta, verranno posizionati delle panchine, ovviamente il manto stradale sarà in pietra levicata e ci sarà per queste panchine un po' come una sosta anche per gli anziani che, ecco, rispettando le regole del distanziamento della fila, potranno posizionarsi lì un attimino come momento di accoglienza e di ritrovo. Poi ci sarà, verrà piantato l'albero dell'ulivo, quasi a dimostrazione da parte di noi dell'amministrazione a voler dare ai commercianti un nuovo inizio, un futuro, anche perché loro sono stati in un periodo di restrizione e abbiamo vissuto periodo Covid, quei momenti dove era pieno di massai che si recavano qui quasi come una toccata e fuga di Bach, cioè venivano a prendere quello che dovevano e poi scappavano, ed è un, non dico un premio, però è vedere al futuro, quindi vedere avanti fortunatamente. Quindi sono previsti anche elementi di arredo urbano? Sì, ci saranno anche dei dissuasori per evitare questo veicolare continuo di mezzi che non danno sicurezza, e quindi garantiamo la tranquillità e la sicurezza agli stessi commercianti e ai pedoni che si recano qua ogni mattina. E poi verranno installate 4 telecamere, ancor più per rafforzare quella che è la sicurezza. Quali sono i tempi previsti per questi interventi? Probabilmente fine settembre, così per settembre, ottobre. Noi abbiamo fatto anche un incontro con i commercianti, in sala consiliare li abbiamo invitati, c'era l'assessore Felice Gaglione, il consigliere Carmine Gentile, c'era anche il dirigente D'Angelo e quello che porta avanti i lavori tecnici al comune Antonio Pinto e il sindaco Giovanni Palomba, dove ci siamo messi un po' a disposizione, abbiamo spiegato che verranno effettuati i lavori in step proprio per evitare comunque che loro si trovino in uno stato di disagio. E poi verranno effettuati ovviamente in giusto accordo anche con la ditta che deve fare i lavori nel momento pomeridiano, così evitiamo problemi ai commercianti. Quindi si è trovata una soluzione per ridurre al minimo i disagi sia degli operatori commerciali ma anche degli abituali frequentatori della piazzetta. Sì, sì, abbiamo cercato quanto possibile di poter diciamo ridurre quelli che potrebbero essere poi i rischi sia per chi viene qui a fare la spesa ma anche per i commercianti, così si trovano in un momento di tranquillità e serenità. Lei parlava di interventi a step, quindi il primo step cosa riguarderà? Il primo step verrà effettuato proprio qui nella piazzetta e poi piano piano cominceranno nell'artera che va verso giù e poi saliranno verso sopra. Insomma, cercheranno quanto meno possibile di creare danni e problemi ai commercianti.